ormai c'è l'impronta del mio lato B su questo meraviglioso salotto rosso. Dunque, professor Siniscalco, io voglio sapere se c'è un'alternativa no bisturi alla liposuzione. Ce n'è più di una, nel senso che sono diversi anni ormai che sia la ricerca sia i medici hanno tentato la strada, prima tentato con cautela, poi sempre con maggiore successo, la strada del no bisturi per quanto riguarda l'alternativa appunto alla liposuzione. Oggi per esempio sia con l'Ultra Shape, ed in particolare con la quarta generazione di questo macchinario, con l'Ultra Shape Contour V3 U-Sculpt. Ma cos'è? Cioè fisicamente che fa questo Ultra Shape? L'Ultra Shape è una macchina che in poche parole fa l'esatto calcolo di quanto grasso c'è nell'area da trattare. Dopodiché con un calcolo algoritmetrico valuta quanti colpi, quanti shot di ultrasuoni focalizzati, ultrapulsati servono per andare a distruggere il grasso dell'area in esame. Ma perché praticamente si bombarda? È un vero e proprio bombardamento ultrasonico ultrasettoriale. Dopodiché il paziente, fatta l'applicazione, deve soltanto alzarsi dal lettino, rivestirsi, andarsene a casa ed eventualmente a seconda di quanto grasso c'è nell'area trattata fare dopo 15-20 giorni una seconda e se sarà necessaria una terza seduta. I risultati... Deve portare delle cose, delle calze? Assolutamente no. Una volta si parlava di calze ipercontenitive, fasciarsi. Diciamo che tutto quello che era la calza contenitiva o la guaina contenitiva era post intervento di liposuzione, in quanto dopo l'intervento chirurgico di liposuzione residuavano sempre degli ematomi e soprattutto una situazione di edema dell'area trattata, quindi la guaina contenitiva serviva appunto per andare a contenere la situazione edematosa. Nell'Ultra Shape assolutamente no, il paziente non ha avuto un trauma chirurgico, ha fatto un semplice bombardamento ultrasonico, deve soltanto magari attenersi ad alcuni semplici consigli alimentari per andare ad eliminare dal proprio corpo il grasso che è stato bombardato dagli ultrasuoni. Quindi dovrà preferire magari un'alimentazione più attenta alle proteine, andando a togliere per paio di settimane gli acidi grassi e i carboidrati dalla dieta, ma questo solo ed esclusivamente per facilitare l'eliminazione del grasso che è stato distrutto dagli ultrasuoni. Approfitto sempre perché a parlare di questo argomento dell'alimentazione per fare un ulteriore complimento al professor Siniscalco, perché lui batte molto sullo stile di vita. E quindi non è la soluzione andare al suo studio a togliere i grassi, la soluzione è quella di abituarsi poi a cambiare stile di vita, no? Allora, stile di vita sano, quindi andare a togliere le cattive abitudini e andare soprattutto ad inserire delle sane e buone abitudini alimentari è fondamentale sia per il proprio benessere, ma anche per finalizzare un risultato di tipo estetico. È logico che se un paziente, indipendentemente che scelga una strada chirurgica, una strada non chirurgica per andare a risolvere il problema di un adipe localizzato, poi logicamente riprende lo stile di vita che l'ha portato a quella problematica, logicamente negli anni la stessa problematica si ripresenterà perché saranno stati fatti gli stessi errori. A lei sembra un argomento molto scontato, ma i chirurghi furbetti invece non ti dicono niente, così ritorni subito a aspirare, a fare. Allora, secondo me. Insomma, è un passaggio. Secondo me, se il paziente seguisse completamente le regole, che poi regole sono dei piccoli, chiamiamoli accorgimenti alimentari post trattamento, aumenterebbe e consoliderebbe nel corso del tempo il risultato stesso e quindi non avrebbe bisogno o di ripeterlo o comunque dovrebbe ripeterlo a distanza di molto tempo.
Quindi il recupero, parliamo sempre dei tempi di recupero per questo liposuzione no bisturi, è sempre abbastanza veloce. Nel caso dell'Ultra Shape non c'è assolutamente nessun recupero, perché non vi è nessun trauma, quindi il tessuto, non essendo stato traumatizzato, non essendo stato danneggiato, immagino per esempio al trauma chirurgico di una cannula da liposuzione, cosa che non accade nel trattamento Ultra Shape, non essendoci trauma, non ci sarà edema, non ci sarà ecchimosi, non ci sarà quindi un post intervento, perché non c'è stato un intervento. Molto costoso? Sicuramente molto meno di una liposuzione. Si può reatizzare. Più che rateizzare, il preventivo viene fatto ad personam, perché il costo è deciso direttamente dal macchinario, che ci dirà quanti colpi serviranno. Quanti colpi serviranno per entrare al tuo castello con la fede o con l'anello, grazie professore.